Sarà la città di Napoli ad ospitare il prossimo 18 novembre la prima Trans Freedom March Tidor, un'iniziativa nazionale per commemorare le vittime di violenza transfobica nel mondo che vuole essere al tempo stesso momento di sensibilizzazione sulle questioni trans. A promuoverla è l'associazione Sunderam Identità Transgender Torino, che quest'anno ha scelto di muoversi da Napoli anche per l'elevato numero di omicidi e atti di transfobia registrati nel 2016. Napoli rappresenta la città italiana con più atti di transfobia e omicidi appunto di persone trans. C'è tanta ignoranza riguardo a quello che è il percorso delle persone transessuali transgender, e questa ignoranza deve essere combattuta attraverso un'educazione, attraverso quello che è l'informazione, e appunto la Trans Freedom March è quello di far vedere le persone trans al di fuori da quello che è lo stereotipo prostituta e quindi persona da discriminare o da mettere in disparte. La recrudescenza di violenza credo che sia generale, cioè non riguardi soltanto le questioni transfobiche ma omofobiche, ci sono tantissimi casi anche di vittime di omofobia, così come la violenza sulle donne. In realtà è un tornare indietro sui valori, perché Napoli nelle sue contraddizioni è sempre stata molto accogliente, ha sempre avuto il mito del femminello, quindi in realtà c'è una comunità estesa. Evidentemente i problemi sociali stanno diventando problemi anche di accoglienza e quindi di integrazione. Il corteo, organizzato con l'associazione Trans Partenopea, percorrerà le vie del centro cittadino per concludersi a Piazza Plebiscito e sarà preceduto da un momento di riflessione e dibattito sul femminismo e il transessualismo. In una città dove purtroppo nel 2016 ci sono stati parecchi casi di omicidio di transessuali e anche di discriminazioni, credo che sia un impegno civile che noi dobbiamo sostenere, ed è una cosa importante per questa città, perché questa è una città che almeno dal punto di vista dell'amministrazione ha dimostrato sempre molta attenzione a queste tematiche, rispetto alla dignità di ciascuno e delle differenze di ciascuno, non ultimo l'episodio del pullman, cosiddetto pullman della libertà, a cui l'amministrazione ha revocato il permesso perché si è capito in tempo che non era affatto per la libertà ma era piuttosto discriminatorio.